Allora, proviamo a mettere in pratica quello che abbiamo già imparato dall'istruzione if in questo semplice esercizio. Che ci dice di sviluppare un programma per giocare all'emozionantissimo gioco del testa e croce, in cui, come funziona testa e croce? L'utente decide, scommette, diciamo così, su una delle due possibilità, testa o croce, inserendo un T o inserendo una C, T per testa, C per croce. Il programma lancia la moneta, simula il lancio della moneta, quindi decidendo il programma casualmente se far uscire un testa o se far uscire un croce, e poi confronta i due valori e se sono uguali dirà all'utente che ha vinto, se sono diversi dirà all'utente che ha perso. E poi l'utente può farlo tante volte, potrà eseguirlo quante volte vuole, ogni volta con l'emozione di non sapere quale sarà il valore della moneta estratto dal calcolatore. Allora, ci sono un po' di cosette che non sappiamo ancora, le scopriamo strada facendo. Okay? Quindi questo programma alla fine, a livello di pseudocodice molto ad alto livello, io me lo immagino in tre blocchi. Un primo blocco è leggi la scommessa dell'utente, il tentativo, nel testo era il tentativo, era chiamato così, il tentativo dell'utente. Poi ci sarà una seconda fase in cui il programma simula il lancio della moneta, e poi ci sarà una terza parte in cui determina se l'utente ha vinto. No? Leggi il tentativo dell'utente significa semplicemente fare una input dall'utente dicendo inseriscimi una T se pensi che uscirà a testa, una C se pensi che uscirà a croce. Poi magari quell'input la dovremo un attimo condire per gestire il caso della T minuscola, T maiuscola, C minuscola, C maiuscola, e se lui mette una cosa che non è una T o una C, che cosa dobbiamo fare? Quindi gestire un pochino la validazione, no? La verifica della validità del dato inserito dall'utente. Simula il lancio della moneta non lo sappiamo fare, perché non sappiamo ancora come fare a generare dei numeri a caso dentro il calcolatore, e questo ce lo andiamo a studiare, lo scopriamo subito. E poi determina se l'utente ha vinto, dovremo fare un po' di confronti. Allora, possiamo fare una prima versione del programma, io adesso questi 1, 2, 3 li trasformo in commenti, così mi delimitano poi il codice che scrivo, la primissima versione del programma in cui magari cominciamo dal punto 3. Ok? Allora, possiamo cominciare dal punto 3 avendo deciso il tentativo dell'utente, dove lo memorizziamo, lo dovremmo salvare in una variabile, no? Il tentativo che ha dato l'utente. Quindi potrebbe essere una variabile che possiamo chiamare appunto tentativo, che potrà valere T maiuscolo oppure C maiuscolo. Questo è l'output di questo blocco. Questa fase. Cioè, questa fase di programma, di questo algoritmo, dovrà alla fine uscire, fa delle cose che poi implementeremo, e poi alla fine deve uscire con una variabile che chiamiamo tentativo e varrà C o varrà T, partendo dall'input dell'utente. Ok? E invece l'output di questa fase sarà un'altra variabile, che possiamo chiamare moneta, che anch'essa vale T oppure C. T maiuscolo oppure C maiuscolo. Okay? Abbiamo deciso di chiamare T e C la testa e la croce, avremmo potuto chiamare 0 e 1, meno 1 più 7.
testa e croce scritti per esteso, O e X come fosse il gioco del filotto. È una scelta nostra. Abbiamo deciso di ricordarci della scelta dell'utente e di ricordarci del lancio della moneta dentro due variabili codificate in un certo modo. E poi a questo punto determiniamo se l'utente ha vinto sulla base di queste due variabili, dei valori di queste due variabili. Allora, per fare una prova veloce, prima di fare tutta la parte di input, possiamo far finta che il tentativo l'utente abbia messo testa e che il lancio della moneta sia uscito croce. Chiaro che queste due righe, tentativo uguale T e moneta uguale C, non sono l'implementazione corretta di questa parte di algoritmo. Sono un'implementazione sbagliata. Però preliminare. Cominciamo a mettere qualcosa, quelle sono parti facili, cominciamo a mettere qualcosa. Concentriamoci sulla parte più, tra virgolette, difficile. Così possiamo cominciare a testare quella parte lì. E poi torneremo su a fare gli input dell'utente, eccetera. No? Quindi a volte si lavora anche così, per approssimazioni successive. Cominciamo a fare una versione semplice e poi la facciamo evolvere. E cerco di concentrarmi per primo sulle parti, diciamo, più difficili, più, quindi difficile non c'è nulla, ma meno standard. Allora, determiniamo se l'utente ha vinto. Beh, in questo caso quando è che l'utente ha vinto? Se e solo se il tentativo predetto dall'utente è lo stesso della moneta estratta. Qui siamo stati intelligentissimi perché abbiamo scelto, abbiamo deciso che il tentativo era rappresentato con T e C e la moneta anche era rappresentata con T e C. Siamo stati meno intelligenti, magari la moneta, se avessimo deciso che 0 voleva testa e 1 voleva croce, poi dovevamo incasinarci la vita per dire, ma allora lui ha chiesto testa e è uscito 1, cosa vuol dire? Invece T e T e C e C. Quindi dobbiamo confrontare if, qual è la condizione per cui lui abbia vinto? Beh, se il tentativo è uguale alla moneta, questo è più facile. Nelle condizioni if, quasi sempre, userò degli operatori di confronto. Allora, più avanti, nelle slide, se andiamo un po' avanti, troviamo una tabellina che ci riassume quali sono i principali operatori di confronto. Maggiore, minore, maggiore uguale, minore uguale, e poi uguale diverso si scrive in un modo particolare. L'uguale si scrive usando due volte il simbolo di uguale, per non confonderlo col simbolo di uguale che abbiamo già usato per assegnare un valore a una variabile. Ora facciamo A uguale 3, stiamo usando il simbolo di uguale come segno di assegnazione o definizione di una nuova variabile. Quando io invece quell'uguale non lo voglio usare per creare una variabile o per cambiare il valore di una variabile, bensì per confrontare due valori senza cambiare nessuno dei due, perché quando faccio x uguale 0 non voglio cambiare x, farlo diventare 0, voglio chiedermi il valore attuale di x è 0 o non è 0, ma poi x non cambia per il fatto che io l'abbia confrontata, no? E allora si usa un simbolo completamente diverso, completamente, un po' diverso, ok? Quando devo dentro una condizione, cioè dentro una if, la condizione dell'if, l'uguale non si può mai usare, si userà l'uguale uguale. Quindi non confondiamo i due significati. E il diverso, c'è questo simbolo qua, una sorta di uguale sbarrato, no? Solo che la sbarra non riesco a fargliela passare attraverso, gliela metto a fianco. Questi sono gli operatori di confronto di base, che funzionano sia sui numeri, su valori numerici, reali, interi, sia su valori di tipo stringa. Noi stiamo confrontando due stringhe adesso. E due stringhe sono uguali se e solo se contengono lo stesso numero di caratteri, quindi sono entrambe stringhe di lunghezza 5, e
in ciascuna posizione lo stesso identico carattere, dove la A maiuscola e la A minuscola sono due cose diverse, non uguali, perché corrispondono a codici Unicode diversi. Okay? Quindi le due stringhe contengono esattamente gli stessi caratteri, sono uguali. Se contengono anche solo una differenza, un carattere in più, un carattere in meno o un carattere diverso, le stringhe sono considerate diverse per il confronto di uguaglianza. E in questo esercizio ci basta. Se dovessimo fare un confronto maggiore e minore sulle stringhe, le cose si complicano, perché non è proprio un confronto alfabetico. Ma ci giocheremo su un altro esercizio. Questo è un caso più semplice. Allora, qui hai vinto, gli dirò che hai vinto. Altrimenti, gli dirò che hai perso. Quindi in questo caso, dove lui ha, immaginiamo che abbia detto testa e immaginiamo che sia uscito croce, il programma non mi deve chiedere a che piano voglio andare, perché questo è ancora quello vecchio, mi deve chiedere, anzi chiede niente e mi dice che ho perso, così, tanto per farmi amico. Quindi questa è la parte di logica. Qualcuno magari potrebbe non aver pensato a questo e potrebbe aver pensato in un altro modo. Ad esempio, elenchiamo i casi. Io ho vinto se il tentativo è uguale a testa, allora posso controllare se la moneta è uscito testa, allora hai vinto. Altrimenti hai perso. Altrimenti la stessa cosa al contrario. Allora, qui cosa ho scritto? Ho scritto un modo diverso di fare la stessa cosa. Ho fatto tutti i casi possibili. Allora dico, il tentativo dell'utente può essere T o no. Quindi, se non è, io mi scrivo, tra parentesi, come commento, che sarà una C. Questo else ci arrivo, se non è una T, quindi sarà una C. E quindi, se l'utente ha detto T, andiamo a vedere cosa è uscito come moneta. Se è uscito, se la moneta è uscita T, allora vuol dire che è uscita una moneta T e il tentativo era T, quindi ha vinto. Altrimenti la moneta è C, sono in questo else perché questo if era falso, e quindi essendo uscita un C, ma in un caso in cui l'utente aveva dichiarato testa, ha perso. Quindi tutto questo blocco qua è un blocco che va ad analizzare il caso in cui l'utente abbia detto testa. Tutto questo blocco va ad analizzare il caso in cui l'utente abbia detto croce. Aspetta che qua ho indentato male. In cui l'utente abbia detto croce. E allora, se l'utente ha detto croce, cosa faccio? Come faccio a sapere se un utente che ha detto croce ha vinto o no? Beh, vado a vedere cosa è uscito in una moneta. Se è uscito testa, ha perso. Riga 33. Se è uscito testa, ha perso. Altrimenti ha vinto, perché lui aveva detto croce, non è uscito testa e quindi è uscito croce. Ok? Quindi questi due, quello di sopra chiaramente è un modo più sintetico, più breve. Sono stato fortunato che la condizione di vittoria era molto semplice se uno è uguale all'altro. Se la condizione di vittoria fosse stata più complicata, avrei dovuto magari costruire un albero di questo genere. Okay? Se vogliamo possiamo aggiungere qua due o tre commenti per ricordarci, quindi il giocatore ha detto testa.
Quindi se la moneta è uguale a vero, moneta, anche la moneta, è testa. E quindi ho vinto. Mentre qua, purtroppo, la moneta è uscito croce con quando il giocatore aveva detto testa. E quindi ha perso. Dobbiamo solo ricordarci che tutte le volte che entriamo dentro un blocco di un if o di un else, siamo in quel contesto speciale, dove so che il tentativo era T e quindi ragiono sapendo che il tentativo era T, oppure so che il tentativo era diverso da T, cioè C in questo caso, e quindi ragiono su cosa devo fare sapendo che il tentativo era C. E ho gestito i quattro casi particolari, quattro casi separati. Ovviamente in entrambi i casi i due frammenti di programma danno la stessa cosa, quindi sono assolutamente equivalenti. E proviamo a farlo vincere questo poveretto, diciamo che la moneta, lui insiste sul testa, questa volta è uscito testa e quindi sia il primo che la seconda ovviamente opzione mi dicono che è uscito testa, che ha vinto. Quindi quello sotto, diciamo così, è un'alternativa. Qual è più giusto? Il primo che ti viene in mente, no? Anzi, il primo che ti viene in mente riesci a far funzionare correttamente. Entrambi sono giusti perché a partire dagli stessi dati mi danno esattamente gli stessi risultati. Poi questo è un pochino più compatto, c'è meno righe, quell'altro è un pochino più lungo. Ma... allora, a questo punto la parte 3, la fase 3 di questo algoritmo è fatta. Possiamo concentrarci sulla fase 1 e sulla fase 2. Fase 1 è chiedere all'utente che cosa vuole, qual è il suo tentativo, la sua predizione. Quindi potrò scrivere tentativo uguale input, cosa uscirà? E per aiutarlo gli scrivo tra parentesi T o C. Quindi in questo caso ho modificato il programma in modo da non avere più un tentativo fisso, costante, cablato nel codice, ma chiedendolo all'utente. Allora, il programma a questo punto, quando parte, mi chiederà, secondo te uscirà testa o croce? Io dico testa e vinco. Se io dico croce, perdo. Attenzione però che se io dico testa minuscolo, perdo perché il programma richiede esattamente che ci sia una T maiuscola. Quindi tutte le volte che sono di fronte a un input di un utente, sarebbe sempre meglio, no, ripulirlo un attimino e provare a riportarlo in una forma, diciamo così, semplificata. Quindi è accettabile che l'utente metta una T minuscola anziché una T maiuscola? Ma sì, dai, poveretto. E come fa questo programma a gestire questa cosa? Attenzione, qui c'è scritto che questo blocco 1 deve dare in uscita o T o C, ma maiuscole. Quindi se noi vogliamo accettare che l'utente inserisca T minuscola, è in questo blocco 1 che dobbiamo modificare le cose, non nel blocco 3 sotto. Io non vado ad aggiungere nel blocco 3 anche il caso in cui T maiuscolo o T di minuscolo e C maiuscolo e C minuscolo, perché mi si moltiplicano i casi per una ragione stupida. Allora, una cosa che posso fare è molto semplicemente di dire, senti, quel tentativo che mi hai inserito te lo ripulisco, la metto in maiuscolo magari e rimuovo gli spazi in eccesso che potresti aver inserito per sbaglio. Perché anche, scusate, ecco, l'esempio non l'ho fatto, l'ho solo pensato, se io scrivo spazio T, a me sembra di aver scritto T, ma non ho scritto T. Giusto? Perché ho scritto spazio T e spazio, la stringa che contiene spazio T non è uguale alla stringa T.
Allora, questo tentativo, cosa dovremmo fare? Togliere gli spazi iniziali e finali e convertirlo in maiuscolo. Quindi adesso, anche se io scrivessi la T minuscola, me la dovrebbe prendere buona e dovrebbe dirmi che ho vinto. E invece no. Perché? L'ho messo strip. Tentativo, punto strip, punto upper. Ho eliminato gli spazi e in ogni caso adesso lo spazio non l'ho scritto, quindi... No, l'ho messo... È uguale. È uguale, potevi avere tentativo, punto strip, punto upper oppure punto upper, punto strip. Non è? Non ho capito. Allineato all'input. Cosa vuol dire? Ah, no, 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 no. Dici rientrato così. Cioè, no, attenzione, il rientro dei blocchi si può fare solo quando c'è un'istruzione if, else, oppure vedremo poi for e while. Cioè le istruzioni che prevedono un blocco, altrimenti va sempre tutto allineato correttamente. Ok, allora, tu hai detto come si risolve, spieghiamo perché. Fatemi aggiungere una riga nel blocco 3, di dire print tentativo uguale e il tentativo dell'utente, e poi l'altro è moneta uguale la moneta. Allora, ciò che sta succedendo è questo. In questo caso qui hai perso dove dovremmo aver vinto, e noi siamo convinti di aver vinto. Saremmo di fronte a un dubbio, saremmo, ma non lo siamo. Saremmo di fronte a un dubbio, ma avrò sbagliato la fase di input o avrò sbagliato gli if per determinare se ho vinto o perso? Perché a fronte di un input corretto mi dà un output errato. Noi siamo stati furbi però, perché abbiamo prima fatto la fase di logica, di vittoria, e l'abbiamo testata in tutti i casi possibili, giusto? Prima, andando a modificare noi le variabili. Quindi io sono abbastanza sicuro che quella parte lì con gli if in fondo funziona. L'ho provata prima, abbiamo fatto tutti i quattro casi. Quindi sono abbastanza sicuro che mi convenga concentrarmi da qualche parte qui, ci deve essere un errore. Ok? Tenete presente che è una cosa frequentissima che voi, quando il programma non funziona, vi fissate sulla parte che non c'entra niente, sulla parte del programma in cui voi pensate che ci possa essere un errore, ma in realtà è tutta un'altra parte. Questo ci insegna a andare a piccoli passi. Prima faccio una parte, verifico che funzioni, poi aggiungo un pezzo. Così se a qualche punto il programma smette di funzionare, vuol dire che sarà nel pezzo che ho aggiunto, non nel pezzo che c'era prima. Di solito, poi tutto può capitare. Dimmi. Sì, sì. Scrivendo tentativo in input, se si scrive solo poi tentativo punto eccetera eccetera eccetera, non modifica nulla. Infatti era questo il punto a cui volevo arrivare. Adesso ho messo un messaggio in più dicendo: ma proviamo questi dati che ho inserito a vederli, a guardarli in faccia. Tentativo uguale T piccolo, non T grande. Ma eppure io qua ho fatto questa cosa. Allora, attenzione, qui ho capito male come funzionavano le stringhe. Questa istruzione qua, qualcuno potrebbe dire, l'ho scritto così, così prendo tentativo, gli tolgo gli spazi e lo metto in maiuscolo. Ma non è quello che sto facendo. Sto costruendo una stringa, altra, che parte da tentativo e me ne dà una sua versione modificata. Questa stringa altra la costruisco, che conterrà una T maiuscola, e la butto via. La stringa tentativo, abbiamo detto, è immutabile,
non l'ho modificata, nessun metodo potrà mai modificare una stringa. Se io voglio che la variabile tentativo venga corretta, devo riassegnarla in qualche modo. Ad esempio, tentativo uguale tentativo punto e le sue modifiche. Okay? Perché altrimenti l'istruzione era come scrivere, ciò che avevo fatto era come se avessi scritto 3 più 2 diviso 5. Non mi dà errore di sintassi, lo posso scrivere. Python cosa fa quando vede quello? Calcola 3 più 2 quinti, che farà quel che deve fare, e poi butta via il risultato perché non l'ho messo da nessuna parte, non l'ho usato in nessun modo. Questa è solo una espressione, cioè il calcolo di un valore non è una istruzione che faccia qualcosa. È come se avessi scritto len di tentativo. Bene. Ci ho fatto una cosa su quella stringa, ho calcolato la lunghezza, ma poi quel valore lì l'ho buttato via. Quindi attenzione che se io voglio che modificare per correggerla una variabile, dovrò avere il segno di uguale per poterla modificare. Cioè le stringhe, se non ci metto l'uguale davanti, non si modificano. Non c'è modo. Okay? Se vogliamo essere più sicuri, possiamo anche questa qui e quell'altra possiamo chiamarle in due modi diversi. Io potrei avere una variabile che chiamo così 4 volte t, che è una variabile intermedia di lavoro temporanea, e poi la ripulisco e il valore ripulito lo salvo nella variabile tentativo, che è quella che uso davvero nel resto del programma. Poi non vale la pena di proliferare nomi di variabili così, no? Prendo un valore e poi via via lo aggiusto e ci può stare. Però ciò che succede davvero è così, è questo. Ok, fatemi tornare al tentativo di prima. E questo non si vede, non mi dà nessun errore di sintassi, no? Anche la versione di prima. Me ne accorgo provando a fare il print dei valori o eventualmente andando in debug e vedo che quando eseguo l'istruzione, guarda, tentativo non è cambiata. A questo punto mi aspetto che la variabile tentativo possa essere t oppure c, no? Perché se poi l'utente mi inserisce x, non lì, qui, tentativo uguale x non è tanto bello da vedere. Quindi in questo caso dovrei dire, senti, io già ti ho lasciato mettere degli spazi e li ho tolti se li hai messi dove non dovevi. Già te la lascio mettere in minuscolo, ma almeno la lettera giusta sappi la mettere. Allora potrei fare un controllo che se per caso non è né T né C, non vado avanti, il programma non prosegue. Questo lo facciamo dopo. Controlla che sia T oppure C, altrimenti fermati. Abbiamo dato un colpo alla parte 1, poi si può sempre andare avanti, ma adesso diamo un colpo alla parte 2. La parte 2 è quella di estrazione casuale della moneta. E come si fa? Sulle slide fino adesso non abbiamo visto niente che parli di numeri casuali, no? Però noi non ci scoraggiamo. E magari andiamo a vedere nella documentazione di Python dovrebbero esserci da qualche parte, aspetta, allora, questi qui sono, allora aspetta, no what's new, partiamo dalla documentazione. Library reference è il punto in cui sono raccolte tutte le funzioni di libreria, divise per moduli. Allora, io volevo leggere insieme a voi un modulo che si chiama random, che è un modulo che contiene delle funzioni per generare dei numeri pseudocasuali.
Questo modulo contiene varie funzioni, di cui la principale si chiama appunto random. Quasi tutte le funzioni che sono in questo modulo, che sono tante perché in realtà il concetto di casualità è abbastanza complesso, ma si basano su una funzione random che genera un random float, quindi un numero reale casuale, uniformemente distribuito nel range semiaperto da 0 a 1, 0 compreso, 1 escluso. Quindi questa funzione random, che è dentro il modulo random, ogni volta che la chiamo mi dà un numero reale, compreso da 0 a 1, diverso, casuale. Non ci credo, ci provo. Quindi prendo la Python console e provo a chiamare la funzione random. E ovviamente mi dice che non c'è, perché essendo una funzione definita dentro un modulo, devo importarla dal modulo. From random, import random. From, il nome del modulo è random. Import, il nome della funzione, anche lei è random perché aveva tanta fantasia. A questo punto, se scrivo random, mi dà un valore 0,32, eccetera. Se chiamo di nuovo questa funzione mi darà un valore diverso, e poi ancora, e poi ancora. Ipnotico, no? Ogni volta viene un numero diverso. E questi valori sono tutti nell'intervallo 0,1, 0 compreso, 1 escluso. Ci sono nel modulo random, ci sono altre funzioni, che possiamo andare a vedere, c'è una funzione randint che mi dà già un numero intero, ma questa è quella di base, con cui possiamo costruire tutto il resto. Allora, come possiamo sfruttare questa funzione che abbiamo scoperto per simulare il lancio di una moneta? Beh, possiamo estrarre un numero casuale e decidere che se questo numero è maggiore di 7, no, non sarà mai maggiore di 7, sempre compreso da 0 e 1. Se questo numero è minore di un mezzo, è uscita testa. Se è maggiore di un mezzo, è uscita croce. No? Posso scrivere così. Allora, ovviamente all'inizio del programma dovrò importare la funzione. From random, import random. E poi nel mio blocco 2, anziché mettere direttamente moneta uguale true, moneta uguale testa, sceglierò un valore casuale grazie alla funzione random. Questa variabile casuale, ci dice la documentazione che abbiamo appena letto, ha un valore qualunque uniformemente distribuito, quindi con uguale probabilità può assumere qualunque valore nell'intervallo da 0 a 1. Allora dobbiamo dividere, visto che noi dobbiamo scegliere con uguale probabilità testa o croce, possiamo scegliere di dividere l'intervallo tra 0 e 1 in due intervalli di uguale ampiezza, 0 da 0 a un mezzo, da un mezzo a 1. La probabilità che quel numero cada nel primo semi-intervallo da 0 a un mezzo è uguale alla probabilità che quel numero cada nel secondo semi-intervallo, proprio perché il numero è uniformemente distribuito. Il che vuol dire che se io prendo il primo semi-intervallo per rappresentare testa e il secondo semi-intervallo per rappresentare croce, la probabilità con cui uscirà testa o con cui uscirà croce sarà uguale. Quindi se il numero casuale che è uscito, che non posso saperlo neanche io che sono il programmatore, perché ogni volta che chiamo random esce fuori una cosa diversa, se questo numero casuale è minore di 0,5, poi dopo ragioniamo se è minore o minore o uguale. Allora la moneta uscita sarà testa, altrimenti la moneta uscita sarà croce. Ok?
non ho un generatore casuale che mi genera testa o croce, ma ho qualcosa che mi genera un numero reale. E vabbè, analizzo questo numero reale e da lì costruisco il valore che mi serve. Minore o minore uguale fa pochissima differenza, perché siamo come numeri reali, abbiamo già visto che l'uguaglianza tra numeri reali praticamente non esiste in informatica. È evanescente la probabilità che i due numeri siano esattamente uguali. Però se vogliamo fare i fini, la random mi dà un intervallo chiuso a sinistra e aperto a destra. Se lo taglio a metà dovrei avere due semi-intervalli dello stesso tipo, quindi chiuso a sinistra, aperto a destra. Primo semi-intervallo, 0,0, 1,5, secondo semi-intervallo, 1,5, 1, anch'esso chiuso a sinistra, aperto a destra. Cosa vuol dire? Che il punto di mezzo sta nel secondo semi-intervallo, non nel primo. Lo 0,5 sta nell'intervallo 0,5,1, per avere proprio esattamente la stessa probabilità. Okay? E quindi se esce esattamente 0,5 lo tratto come se fosse più grande, quindi se è minore di 0,5, allora va già bene così, perché qua ho il caso primo semi-intervallo che andrà dal valore 0,0 compreso al valore 0,5 escluso, perché qui c'è un minore, non c'è un minore uguale. E se invece da 0,5 esatto fino a 1,0 escluso perché la random non lo genera mai per definizione, quindi da 0,5 compreso a 1,0 escluso, cadrò nel secondo caso. E in entrambi i casi ho definito un valore corretto per la variabile moneta. A questo punto si può cominciare a giocare sul serio. E io posso inserire testa e sono così fortunato che è uscito croce. Però persevero, inserisco di nuovo testa. Grazie. E com'è questa cosa? Perché esce sempre croce? In realtà c'è un meccanismo un pochino più subdolo, per cui ogni volta che eseguo i numeri casuali sono sempre diversi, ma quando riavvio il programma da zero li ripete sempre uguali. Se io qua non l'ho fatto, mettiamo qua una print di questo numero, inserisco testa, esce un numero, 0,57, inserisco testa. No, questa volta deve essere diversa, no, come ho detto, allora sono proprio sfigato io, scusate. Pensavo che fosse una certa cosa, invece no, adesso vi faccio vedere la documentazione di cosa stavo parlando. No, si può vincere, basta non essere me stessi. No, questa volta ho vinto. No, quello di cui vi stavo parlando, pensando che fosse quello il problema, è il fatto che questi generatori casuali in realtà generano delle sequenze di numeri perfettamente deterministiche, partendo da un certo valore iniziale, da un seme iniziale. Quindi è possibile impostare un seme numerico da cui lui poi genera tutta la sequenza. Ci sarà un esercizio in uno dei prossimi laboratori per fare questa cosa, per vedere come funzionano. Se riavviassi lo stesso programma fornendo lo stesso seme iniziale al generatore casuale, lui mi genererebbe gli stessi numeri. Era quello che pensavo che stesse succedendo quando non potevo credere di essere così sfortunato. Mentre in realtà lui dice che se non lo inizializzo io, si inizializza da solo usando l'orologio praticamente, system time, e quindi ovviamente l'orologio va sempre avanti e quindi questo seme ogni volta sarà diverso, quindi mi rimangio ciò che avevo detto e va bene così ed è corretto così. Ok. Su questo ci siamo? Dubbi, domande, curiosità? Allora, questi sono i tipi di cose che riusciamo a fare, appunto, semplicemente giocando solamente con questa nuova istruzione if, di cui abbiamo visto la versione base,
if condizione, else blocco vero, else blocco falso. In realtà esistono delle varie varianti, delle leggere varianti di questa istruzione if. Ad esempio, potrei non avere niente da fare in uno dei due casi. Allora, nel ramo else potrei non avere nulla da fare. Allora, questo, per fortuna, si può fare facilmente perché la clausola else può essere omessa, posso non metterla, posso dimenticarla, è opzionale. Okay? Quindi se devo fare qualcosa in qualche caso, o niente nel caso inverso, posso semplicemente scrivere if, condizione, due punti, blocco, vero, basta, niente, non metto l'else. Semplicemente torno a sinistra con rientro e eseguirò istruzioni successive che vengono eseguite in entrambi i casi, cioè quelle che vengono eseguite qua dopo, dopo aver fatto qualcosa o non aver fatto nulla. In questo caso è una variante del nostro esercizio dell'ascensore dove non ha usato in questa slide due variabili diverse, o meglio, guardate cosa ha fatto, dice facciamo finta che il piano effettivo sia il piano che ha inserito l'utente. Quindi inizializza già questa variabile, è un valore, che potrebbe essere già quello giusto se siamo in un piano basso, ma sarebbe sbagliato se fossimo in un piano alto. Lui ha cominciato a dire, beh, mettiamo questo, poi se per caso siamo in un piano alto, allora andiamo a decrementare il valore del piano reale perché l'avevamo sicuramente impostato in un modo non corretto. Quindi se il piano è basso, lui in piano 5, lui imposta actual floor a 5. Questa condizione maggiore di 13 è falsa e quindi actual floor rimane 5. Quindi non c'è nulla da fare perché quella variabile ha già il valore giusto. Se invece floor fosse 15, allora inizializza actual floor a 15, ma poiché questo è maggiore di 13, subito dopo averlo inizializzato a 15 lo modifica facendolo diventare 14, 15 meno 1. Non c'è bisogno di scrivere else actual floor uguale actual floor. Else, la variabile è uguale a se stessa, non serve a nulla. E quindi non lo mettiamo e basta, no? Si può saltare l'else. Vabbè. Quello che, se vogliamo, se vi piace questo esercizio del sensore, provate a pensare cosa succederebbe se i numeri diciamo così scaramantici non fosse solo il 13 ma ci fosse sia il 13 che il 17. Allora, il programma si complica un pochino dovendo gestire entrambi i casi e dovete in entrambi i casi dirmi qual è il numero del piano vero a seconda dei, a seconda del caso in cui vi trovate. Un'altra cosa che, vabbè, questo è un dettaglio. Un'altra cosa che non è scritta qua sulle slide in realtà, ma nell'esercizio dell'ascensore poteva tornare comodo, è la possibilità, qualcuno era uscita dalla domanda di qualcuno prima, è la possibilità di dire, avere delle condizioni anche nel ramo else. Cioè uno potrebbe dire, guarda, se il piano è 13 è un errore. Altrimenti se il piano è minore di 12, altrimenti se è uguale a. Quindi avere una sequenza di condizioni da verificare in cascata una rispetto all'altra. Di fatto, realizzando una sorta di rombo di scelta che ha tante uscite anziché solamente due. Ok? Allora, questo si può fare con una variante dell'if, quindi fatemi fare una variante di questo programma, chiamiamo ascensore bis, così non tocchiamo questo, quello di prima, e l'istruzione si chiama elif, quindi io posso scrivere if piano 13
errore. Poi se volete lo possiamo mettere in bella. Else, sappiamo che else c'è tutto il resto dei casi, ok? Allora, nel tutto il resto dei casi abbiamo due possibilità, minore o maggiore di 12, di 13. Io anziché else potrei scrivere elif, che è la contrazione di else if. E quindi ho piano, come era, minore o uguale a 12, due punti, else. E quindi io posso fare così, mettere queste istruzioni che hanno il calcolo che dovevamo fare in questi rami. Adesso lo leggiamo insieme, questo qua lo togliamo perché ci dà fastidio. Quindi in questo caso ho una if a tre teste, a tre vie. Vedete che un'unica istruzione if che inizia qua, finisce con questo blocco, quindi c'è il primo blocco vero, cioè il secondo blocco intermedio e il terzo blocco l'else, il falso. Tra il blocco vero e il blocco falso c'è una clausola elif che viene eseguita se il primo blocco è falso, quindi non sono entrato nel primo, provo ad entrare nel secondo. Se non sono entrato nel secondo, provo a entrare nel terzo. Se non sono entrato nel terzo, provo a entrare nel quarto e così via. E questo provo a entrare significa ovviamente che sto valutando questa condizione e mi sto chiedendo se è vero o no. Entrerò nel blocco che ha la condizione vera. Quindi se è 13 vado qua, se è tra 0 e 12 compreso vado qua, perché non sono andato nel 13 e non sono andato qua. Se è maggiore di 12... maggiore di 12 ma diverso da 13, perché se fosse uguale a 13 sarei entrato là, se fosse maggiore di 12 ma diverso da 13 entro qua. Di clausole else if e elif ne posso avere quante voglio. Quindi inizio con una if, chiudo con una else, se mi serve la else, se no abbiamo detto che è opzionale, posso non metterla, e in mezzo possono avere una o più clausole else if e elif. Ciascuna delle quali ovviamente lavorerà solamente se tutte le clausole if o elif precedenti sono state tutte false. Se no sarebbe già entrato in un blocco precedente e se entra in un blocco precedente non entra più in nessuno di quelli successivi. Come sempre in un'istruzione if verrà eseguito un solo blocco tra le alternative proposte. Il primo che incontra una condizione vera. Oppure l'else, se nessun blocco aveva una condizione vera e c'è l'else e l'ho scritto. Quindi questa piccola estensione mi permette di fare la stessa cosa che farei sotto, la differenza è che sotto ho dovuto fare una if dentro un'altra if, annidata dentro un'altra if, no? Perché avevo solo due scelte possibili. Qua sono riuscito a fare la stessa cosa in un modo un pochino più lineare e non annidato. Quindi quando ho una serie di condizioni in sequenza, ho cancellato anche il pezzo che serviva, questo qua. E dovrò stampare, però questo qua mi complica un po' la vita perché devo stampare queste cose nei due casi. Questo. Cancelliamo quello di sotto. Quindi se piano 13 mi dirà, proviamo a eseguire questo programma, 13 mi dice non esiste, se metto un piano basso mi dice che il piano vero è uguale al piano basso, se metto un piano alto mi dice che il piano vero è uno in meno. Queste stampe qui le ho dovute duplicare due volte, cosa che a me in generale piace molto poco, perché cosa sarebbe successo se le avessi messe qua in fondo? Come erano nel programma precedente, le stampe erano dopo le if.
Cosa ci sarebbe di sbagliato in questa versione? Ci sarebbe di sbagliato che mi stamperebbe, o perlomeno proverebbe a stampare quei due messaggi anche sul piano 13. Perché se l'utente inserisce 13, if piano uguale 13 entra qui, fa questo, bene, stampa il messaggio di errore, salta tutte queste parti qua perché sono blocchi che non vengono neanche guardati visto che la prima condizione era vera, sono entrato nel primo blocco, e poi fa le istruzioni che seguono la if, che vengono dopo la if, normalmente. E quindi fa questa print e prova a fare quell'altra print, dico prova perché non ci riesce, non essendo, essendo la variabile piano vero non definita. Quindi cosa fa? A quale piano vuole andare? 13. Errore, il piano 13 non esiste, eccolo qua. Poi hai chiesto di andare al piano 13, questo me l'ha stampato, mentre invece in realtà si tratta, non me lo stampa, ma mi stampa questo errore dicendo guarda che a questa riga 11 hai cercato di fare questa print e non si può perché il piano vero non è definita. Quindi è sbagliato. Noi queste cose qua le dobbiamo fare solo se il piano è diverso da 13. E quindi io le ho messe sia qua che qua e non là. Oppure aggiungo un'altra if e faccio in modo che vengano eseguite solo se il piano è diverso da 13. Insomma, me la posso giocare un po' come voglio. Solo fare attenzione a ragionare su che cosa va fatto in ogni caso e su che cosa va fatto solo in alcuni casi. Ciò che va fatto in alcuni casi deve essere in qualche modo condizionato da una if o da un else o da una if. La cosa che ci potrebbe un po' confondere, però abituiamoci, sembra strano che abbia stampato questo messaggio di errore relativo alla riga 12 e poi dopo ha stampato il messaggio che ha correttamente stampato nella riga 11. Ma non abbiamo detto che le righe vengono eseguite in ordine, prima la 11 e poi la 12? Sì. Però i messaggi d'errore e i messaggi del programma seguono due strade diverse dentro PyCharm. Quindi è possibile che arrivino in ordini diversi nella console degli errori. Vedete che uno è, nero, uno è scritto in nero, che è ciò che stampa il nostro programma, l'altro è scritto in rosso e sono gli errori che genera l'interprete. Quindi in questo caso è semplicemente per un errore di, cioè per un problema di tempistica in cui i dati vengono trasferiti e mostrati sullo schermo. Non vuol dire che ha provato a eseguire la 12, ha dato errore, non c'è riuscito, allora poi dopo ha fatto la 11 perché è stampato dopo. No, non... Quindi a volte il messaggio di errore può essere un po' sopra o un po' sotto, un po' più sopra o un po' più sotto rispetto al punto in cui ve l'aspettate. Questo può succedere. Ok, per quanto riguarda le condizioni abbiamo detto che normalmente nella condizione di un if o di un elif avremo dei confronti di uguaglianza maggiore o minore, almeno gli esempi che abbiamo visto finora erano tutti così, ma alla fine abbiamo bisogno di una condizione che può essere interpretata come vera o falsa. Quindi non avrebbe senso scrivere if A più B. A più B cosa? A vale 3, B vale meno 2, A più B vale 1. Che vuol dire? È vero o falso? No, non è né vero né falso, è 1. Ok? Quindi nella if serve un'espressione che sia in grado di determinare se una certa cosa è vera o falsa per poter agire. E che cos'è che mi genera delle operazioni, delle informazioni sul vero o falso? Sono principalmente gli operatori di confronto, che sono questi tre. Vabbè, queste sono cose che abbiamo già visto, vi ho detto parole, qui ci sono alcuni esempi di operatori di confronto e del loro valore vero o falso che può emergere. Nel caso di confronto di stringhe, o gli altri casi particolari sono meno critici, quindi li vediamo poi negli esempi.
Il punto che volevo ancora farvi oggi è il confronto di stringhe. Abbiamo visto, posso confrontare maggiore o minore i valori numerici, è facile, non ci sono sorprese. Maggiore o minore di 13 sul piano non ci dà sorprese. Le stringhe, è facile capire l'uguaglianza o la diversità. Cosa succede se invece cerco di confrontare due stringhe con l'operatore di maggiore o uguale, minore o uguale? Allora, la prima impressione è che le stringhe vengono ordinate alfabeticamente, nel senso che io posso scrivere se la stringa A è maggiore della stringa C e mi dice che è falso, perché A è minore di C. In questo caso è vero. Però se la C fosse minuscola, continua a essere vero, ma se la A fosse minuscola e la C maiuscola, diventa falso. Cioè l'A minuscola, l'A è più, viene prima della C, in ordine alfabetico. Però secondo Python l'A minuscola non viene prima della C maiuscola. Cioè la verità è che Python non ne frega niente dell'ordine alfabetico. Lui lavora esclusivamente sui codici Unicode, o i codici ASCII per le lettere, diciamo così, alfabetiche semplici. E quindi bisogna tenere conto dell'ordine con cui compaiono i simboli nella tabella ASCII o nella tabella Unicode per capire l'ordinamento. Ad esempio, tutte le cifre numeriche, dallo 0 al 9, vengono prima di tutte le cifre dei caratteri alfabetici. E quindi una cifra numerica diciamo, ordinata in modo alfabetico da Python risulterà sempre prima di una lettera. E una lettera maiuscola, la Z maiuscola, risulterà prima di qualunque lettera minuscola. Quindi la Z maiuscola è prima della A minuscola. Questo è confronto nativo. Se poi vogliamo, magari convertiamo tutto in maiuscolo prima di confrontare, volendo, no? Con un punto upper. Però dimmi. Se proviamo a sono sempre diverse? No. Che so, 6 rispetto ad A? 6 maggiore di A è falso, 6 minore di A è vero. Ma perché ORD di 6 fa 54 e ORD di A fa 65. Quindi nella tabella ASCII il codice numerico assegnato alle cifre è inferiore ai codici numerici assegnati alle lettere e quindi verrà sempre minore. Quello, diciamo così, che diciamo è che l'ordine con cui vengono confrontate le stringhe non è tanto un ordine alfabetico come sembrerebbe indicare in questa slide, lo chiamiamo ordine lessicografico, che è una parola inventata per dire l'ordine basato sui codici Unicode delle lettere. Allora, se ci servisse davvero l'ordine alfabetico, dovremmo fare prima una serie di trasformazioni, quindi togliere i caratteri che non sono letterali, togliere gli spazi, togliere le cifre, togliere i segni di punteggiatura, convertire tutto in maiuscolo e a quel punto confrontare sperando che non ci siano lettere accentate o apostrofi o cose strane, perché anche quelle, gli apostrofi vengono tutti prima, le lettere accentate vengono tutte dopo, perché hanno codici maggiori di 127. Quindi non è banale, semplicemente con un confronto di stringhe, avere un ordinamento alfabetico affidabile. Questo è uno dei motivi per cui quando vi hanno iscritti al Politecnico, chi di voi aveva una lettera accentata nel proprio nome o cognome non gliel'hanno messa, o gli hanno messo un apostrofo in fondo o cose del genere, proprio perché per evitare questi problemi, che non vuol dire risolverli, vuol dire evitarli, però in qualche modo si storpia anche il nome per renderlo più facile da gestire. Dimmi. Ok, quando ci sono delle stringhe che hanno una lunghezza maggiore di un carattere, si usa il metodo del dizionario, cioè confronti prima la prima lettera, se la prima lettera è già diversa sai chi è, se le prime lettere sono uguali vai a confrontare la seconda lettera, no? Quindi ad esempio tra AA e BA
ovviamente viene prima AA. Ma mi fermo semplicemente all'A, perché anche se fosse AZ viene prima di BA, perché mi basta confrontare che l'A venga prima della B. Se invece le prime due lettere sono uguali, in questo caso AZ non viene prima di A, viene dopo, perché le A, la prima lettera A è uguale, allora vado a confrontare seconda con seconda. E non appena, quando è che mi fermo? Quando è che scopro quale delle due è maggiore o minore? O quando trovo una lettera diversa, e allora vado a vedere i codici ASCII di queste due, o quando una delle due stringhe finisce prima dell'altra. Quindi se una stringa che è AZ e l'altra è AZZ, che è adatto alla sesta ora di lezione, questo tipo di stringa qua, è vero perché la stringa AZ è più breve e quindi quando il primo carattere è uguale A con A, il secondo carattere è uguale Z con Z, nel terzo carattere non c'è. Nel primo non c'è, nella seconda c'è, e quindi la seconda è maggiore della prima. La fine della stringa conta come se fosse uno zero praticamente, il valore minimo possibile. Dimmi. Oh, se mettessimo uno spazio nella prima, se lo metti qua? Eh certo, lo spazio è un carattere come tutti gli altri. In questo caso lo spazio nella tabella ASCII è il primo di tutti, codice 32, quindi viene sempre prima. Però fai attenzione che se lo spazio lo metti davanti, qua, ti conta e viene confrontato con l'A, cioè non viene ignorato, no? E quindi diventa falso. Dimmi. Sì. Allora, tu stai dicendo, se l'utente, se una serie di uno o più utenti inseriscono dei nomi, un po' maiuscolo, un po' minuscolo, un po' a caso, eccetera, e io li voglio ordinare con un certo senso, come posso fare? Allora, innanzitutto bisogna capire se il modo con cui l'utente inserisce il nome è da assumere corretto oppure no. Okay, quindi dici, se ho un nome tutto maiuscolo, un nome tutto minuscolo, ha sbagliato lui a inserirlo e quindi io posso provare a normalizzarlo, ad esempio portando tutto in maiuscolo, oppure ha senso, no? Che ne so, ci sono persone che hanno una particella come de nel cognome, no? E alcuni la de la scrivono minuscola, altri la scrivono maiuscolo, perché magari è così. Allora in quel caso devo fidarmi di ciò che inseriscono loro. Se no, posso decidere di fare un'operazione di normalizzazione, quindi tipicamente mettere tutto maiuscolo e poi fare confronto con tutto maiuscolo. Questo però non è l'unico problema. C'è il problema delle lettere accentate, il problema degli apostrofi, il problema degli spazi. Quindi normalizzare un nome è un casino, in generale. In ogni caso, ogni volta che faccio una conversione tipo tutto maiuscolo, sto perdendo informazione e devo essere sicuro che in quel caso specifico quell'informazione non sia importante. Ok, io direi che per oggi ci possiamo volentieri fermare, tanto voi tra questa sera e domani vi divertite con un po' di laboratorio e ci rivediamo la settimana prossima.